Noi siamo convinti che i giovani, questi giovani, siano la nostra più grande ricchezza. Vogliamo contribuire a fare quello che oggi purtroppo in certe parti del mondo sembra non essere più un valore, e cioè fare in modo che i giovani siano più portati a costruire ponti, relazioni e non costruire muri. Gli studenti argentini di La Plata, che partecipano allo scambio giovanile organizzato dal Comune di Bologna, sono stati accolti dalla vice sindaco Marilena Pillati. Li abbiamo seguiti in visita alla Bottega del Ferro Battuto, al Museo del Patrimonio Industriale e alla scoperta della street art di via Stalingrado. Sta anche nelle persone. E quindi davvero, benvenuti e spero che Bologna rimarrà nel vostro cuore anche quando tornerete in Argentina, e spero che abbiate voglia di tornare. E appunto, e soprattutto che condividiate il nostro desiderio davvero di pensare solo a costruire ponti. Siamo molto contenti davvero di portare avanti questi momenti di incontro tra giovani bolognesi e giovani che vengono da altre parti del mondo, protagonisti di un futuro di pace. Bueno, hoy fuimos a visitar la Bodega del Ferro Battuto. Oggi abbiamo visitato la Bottega del Ferro Battuto, la fucina più antica di Bologna. Antigua de Bologna. Bueno, mostraron trabajos que tenían. Abbiamo visto i prodotti realizzati e ci hanno mostrato come si lavora. Cómo trabajan ellos ahí. Poi siamo andati al Museo del Patrimonio Industriale, dove ci hanno spiegato parte della storia di Bologna, soprattutto per quanto riguarda la fabbricazione della seta. La verdad che era también estuvo muy bueno. È tutto molto bello. Le visite le fatte sono state utili. E sono cose che anche a scuola abbiamo in colegio vemos e nos ayuda mucho a tener mayor conocimiento. È stato divertente. La guida ci ha presentato molto bene le sale del museo. Ci ha mostrato i mulini da seta, i mulini per il grano, le diverse forme di produzione. Il commercio che Bologna intratteneva con Venezia. Come ho detto, è stato molto utile per la scuola. È servito per imparare cose nuove e migliorare le conoscenze che già possedevo. Anteriormente serve molto per apprendere. Rispetto a quello che ci insegnano a scuola, è meglio uscire fuori e vedere come stanno realmente le cose. Insegnando nel collegio, cioè salire fuori e vedere come sono le cose. E poi eso hemos. Dopodiché abbiamo percorso una via con graffiti. Graffiti en las paredes. Quello che più mi è piaciuto è il Museo del Patrimonio Industriale, per la storia dell'industria e il suo sviluppo. Come si dice, mi gusta tutto. È tutto molto bello. Mi gusta moltissimo tutto perché è tutto molto lindo. Mi è piaciuto vedere come un'altra società è progredita nel corso del tempo. In sua epoca sta bueno. Un Maserati. Mi è piaciuto molto una Maserati che era nel museo. Credo un modello anni 50. Era molto lindo. Era bellissimo. Con questo colore rosso. Molto lindo. Mi è piaciuto molto, sì.